appuntamento su Ontario 401 Express vicino a Toronto provoca un ritardo di 16 minuti. Ti trovi sul percorso più veloce. Che te ridi? Eh? Buongiorno dalla partenza di un semaforo. Ultima città grande, per favore, eh? E poi voglio dire, questa sì è veramente grande, però poi voglio andare into the wild. No, proprio così into the wild, però sì, un po' più into the wild. Qui in Canada le aggiustano o fanno finta? Diciamo che in questa parte del Canada il Canada è un po' diverso da quello che avevamo lasciato l'estate scorsa nel West, eh? Siamo in Ontario. Dopo aver visitato Ottawa, siamo scesi verso Toronto, però purtroppo in questa zona non siamo ancora riusciti a trovare un bel posto nella quale fermarci e passare qualche giorno proprio in mezzo al verde, e di conseguenza abbiamo deciso di finire di visitare le grandi città, terminando oggi con Toronto, per poi andare, diciamo, più a nord e tornare alla ricerca di un posto più nella natura, come quelli che piacciono a noi. E mentre la serie sta facendo video completamente fuori dal finestrino, eccetera, eccetera, qua noi siamo veramente presi in mezzo al traffico della città più grande di tutto il Canada. Siamo a Toronto. Se il tempo ci grazia e se non va a finire come a Quebec City sotto il diluvio, dovremo visitare la città tra oggi e domani. E se non fossimo sicuri di arrivare in downtown Toronto, quello che ce lo fa capire è quello che stiamo vedendo già all'orizzonte. Ce la vedrebbe anche un cieco, c'è una torre che arriva al cielo, la CN Tower, che è il simbolo per eccellenza del centro di Toronto, con una mega antenna che se non c'è segnale di telefono lì... Stiamo arrivando in centro, che più centro non si può, come al solito. Tanto per cambiare, noi o così o pomia, eh? Ma perché facciamo la va o la spacca? Riusciranno i nostri eroi a trovare parcheggio? Esatto, quello è il problema di oggi. Nel centro di una città da 2 milioni e 800 mila abitanti. Solo il centro, perché con la periferia sono quasi 7 milioni, 6 milioni e 8. Toronto è la città più grande del Canada e la quarta città più grande di tutto il Nord America. Mi sembra di essere sulla sopraelevata a Genova. Grattacieli quasi uguali. Insomma, proprio sopraelevata è sopraelevata. Però grattacieli proprio, cioè Genova c'è il matitone e basta, cioè non è che no, ci sia. No, ci sono anche tutti quelli nuovi intorno che hanno fatto. Chiudi. Tac. Faccio subito il tic. Fai subito il tic. Il tic dell'anziano. Dai. Aspetta. Nulla è data al caso quando si è così nelle grandi città, quindi messa sicura, doppia sicura al portellone dietro, messo gancio laterale,
Miss videocamera di sorveglianza 24/7 e pagato parcheggio. Avviamo l'itinerario sul navigatore a piedi che ci dice che siamo la bellezza di... La bellezza di 2 km 27 minuti dalla prima destinazione, dalla prima fermata di questa visita di Toronto. Parcheggio l'hai pagato? No, perché sai, cioè, c'ho la faccia di uno che non paga, no, il parcheggio. No, magari te lo dimentichi. No, dimmelo, c'ho la faccia di uno che non Quanto paga. Quanto hai pagato? $17 canadesi. Però. Per 12 ore, dalle 6 del mattino alle 6 di sera, teoricamente. Noi siamo qua alle 6 del mattino. Non proprio. Insomma, abbiamo almeno 10 ore, dai, da visitare la città. Vabbè. Andiamo. Toronto è una delle città più multietniche del mondo. Pensate che ovviamente la lingua originale qua di Toronto, essendo nell'Ontario, è l'inglese, ma si parlano a Toronto, si calcola più o meno 160 lingue straniere diverse dalle tantissime persone di nazionalità diversa che risiedono, che vivono qua a Toronto. Proprio all'ingresso del centro c'è addirittura la marina con la stazione dei water taxi, che sono appunto le barche taxi che ti portano da un punto all'altro del lago, perché sicuramente è molto più veloce, molto più semplice che non spostarsi via terra con i taxi, con il traffico che c'è per strada. Quindi se uno deve andare a fare una commissione dall'altra parte del lago in città, prende il water taxi. Lasciamo la parte del waterfront per immergerci proprio al 100% nel cuore pulsante della città, quindi siamo già quasi sotto la CN Tower. Siamo arrivati proprio sotto l'attrazione principale della città, quindi la famosissima torre CN Tower, costruita nel 1976 in cemento armato con un'altezza di 553 metri. Ha detenuto, pensate, fino al 2007 il record di edificio più alto del pianeta. Attualmente non è sicuramente la più alta del pianeta, ma comunque rimane in una buona posizione tra le prime 10. Qui sotto, davanti alla torre, c'è il museo delle ferrovie canadesi, che si chiama Canadian Railroad. Railroad Company. Che ci sta, che è una persecuzione. Praticamente quello che ci ricorderemo più di questo viaggio, sia in America che in Canada, sarà il treno. Anche ma in Alaska. Te te lo ricordi? Perché io quando dormo. Non sinceramente, vero, tutte queste strombazzate treni li sento di giorno. Ti lamenti anche te, alla mattina ti alzi e mi dici: ti è piaciuto il concerto del treno? Perché ovunque ci fermiamo, che sia nella natura, che sia nelle città, si sente sempre il treno passare di fianco. Cioè, uno penserebbe, no, in America vanno tutti in aereo, in Canada uguale, tutte... Cioè, qua ci sono dei treni, cioè 24 ore al giorno, fum fum. Quasi fum, tutti i merci, fum, comunque. Fum, fum.
dietro, ma molto più importante, del Museo delle Ferrovie Canadesi, dietro di noi c'è una cosa spettacolissima. C'è il Rogers Center. E quindi? Vabbè, sarà un'arena dove giocano... Dove giocano? L'hockey, che è lo sport nazionale. Hockey su ghiaccio. Baseball. E sai che io non sono appassionata. Rogers Center, dove gioca la famosissimissimissima squadra di baseball di Toronto. Chiaramente. Sapere queste cose di sti sport. Ma io so tu l'oceano. A livello sportivo, io ai miei tempi poteva andare a rischia tutto. L'uomo gatto dello sport invece che l'uomo gatto della musica. A Toronto, prima di tutto, per gli appassionati di sport ci sono le tre squadre principali, i tre sport principali che sono tutte nelle Major League americane. Poi c'è anche nella NBA addirittura. L'unica squadra canadese a giocare nel campionato americano di pallacanestro, i Toronto Raptors, per poi concludere con la squadra di calcio, il Toronto FC. Cioè, ma lo sai per cosa è famosa il Toronto FC? Prima di tutto ha vinto il campionato l'anno scorso, no quest'anno, l'anno scorso. Ma lo sai chi ci gioca adesso nel Toronto? Lorenzo Insigne. E chi è? Come chi è? Ex Napoli, cioè il... E il Ciaparrito lì che giocava nel Napoli, Lorenzo Insigne, okay. Federico Bernardeschi. Ah, Bernardeschi, quello che era della Juve. Ex Fiorentina, ex Juventus, adesso nel Toronto. Ah, quello l'ho già e sentito. Prima di loro ci giocava il famosissimo Sebastian Giovinco, un altro tappettino. Si vede che alla squadra di Toronto gli piacciono tappettini. Va bene, dopo questa telecronaca passo e chiudo. Dopo questa lezione di sport da Toronto, esattamente come dice la serie, andiamo a vedere se vi facciamo vedere qualcosa di un attimino un po' più... Ok, basta, ciao! Così anziano, non possiamo neanche soffrire dello sconto. Cioè ci sarebbe sta, pensa te che per un anno, no neanche, un anno, per un anno e tre giorni, ecco, non posso avere lo sconto di $13 più tasse. Abbiamo chiesto per salire sulla torre, quindi è tipo $90 più tasse, quindi $100 canadesi in due per fare su e giù nella torre. Oppure quindi, se hai la prenotazione al ristorante come quella che mi hai fatto cancellare, sali gratuito perché vai a mangiare al ristorante. Insomma, per farla breve, non saliamo sulla torre perché $100 di budget solo per fare la torre non li vogliamo spendere. No, inutile che fai così, cioè. Ditemi no, qualcosa. È vero, è vero, è vero. Non siamo per queste spese folli. Lo sapete, ci conoscete, ci avete già visto, l'abbiamo fatta una volta per i ghiacciai in Alaska. Poi veramente le spese per le escursioni cerchiamo di evitarli proprio o di farle col contagocce. Ce ne saranno posti a gratis da andare? Proseguiamo la visita, dai, che il tempo sta tenendo, nuvolissimo, però senza pioggia perlomeno. Finger crossed! Della serie cose strane da unire alla nostra collezione di cose strane che vediamo in giro sia in America che qui in Canada, arriviamo davanti al Convention Center e c'è un'opera che si chiama proprio La Torre dei Picchi, una torre in metallo con due picchi, due uccelli giganti attaccati della grandezza di circa 2 metri l'uno, fatte nel 1997 da un gruppo di artisti canadesi. Stranezze in giro per il mondo.
A Toronto più della metà delle persone residenti non sono nate in Canada. Più della metà delle persone che vivono a Toronto sono immigrati. Cioè, pazzesco veramente. Multietnia al massimo stadio. Cosa non è camminare in mezzo a questi grattacieli? Sembra di essere nella zona di Times Square, quindi di New York, però con un'aria molto meno frenetica. Di fianco alla Scotiabank Arena c'è anche un'opera della quale non conosciamo il nome, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Scotiabank Arena, che normalmente ospita la squadra di hockey di Toronto, però oggi c'è un evento per il mese Pride e quindi diciamo non ha niente a che fare con lo sport. Che figura! Cioè, e anche queste cose qua succedono a Toronto. Fermano tutte all'incrocio per farle assaggiare la birra, però sere. Beer sans alcol. Questa la sera non ci piace. È gazzosa praticamente. Magari. Hai visto che formato strano di birra? Carinissimo, sarà proprio per il testing, capito? Cioè, per farle provare, per vedere se ti piacciono. Anche perché se fosse state con l'alcol non penso che te la possano dare così. No, 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 assolutamente. Comunque, in centro a Toronto, tacin! Salute! Allora, mi vedete col cappellino perché mi ha appena scagarzato un piccione in testa e quindi nel dubbio che potesse risuccedere mi sono portata avanti. Cammina, cammina, siamo arrivati nella piazza antistante alla City Hall, quindi al municipio di Toronto, perché c'è un altro punto iconicissimo, molto fotografato, perché a parte i contrasti tra grattacieli pazzeschi e strutture antiche come quella, quindi tutte di mattoncini rossi. E poi perché c'è la famosa scritta di Toronto. La scritta davanti alla fontana ad archi è uno dei punti più conosciuti di questa città. Siamo già a 8 chilometri. Quanto mi fa camminare questa donna? E tu che vuoi andare al Graffiti Alley? Ma per forza, non ci possiamo privare della street art torontense. Ma se si dirà torontense? O torontina? Torontina, tarantina. Ma se te sei un abitante di Toronto, come ti chiami? Torontense o torontina? Scrivetelo nei commenti. Ciao Ciccio. Ciao. Questa gente pensa che stai riprendendo. Sì, non sono abituati, capito, a capire, non sono così smart per capire che ci stiamo riprendendo noi. Pensano sempre che riprendiamo davanti. Ma che belli che sono. I cingoni si riprendono perché sono cingoni. Questa architettura torontina, mi piace torontina, oltre che essere in un certo senso e su certi edifici gotica, la definirei asimmetrica e curvilinea. Ti piace? Come definire? Cioè, questi grattacieli dalle forme assurde che non si sa come stanno in piedi. Sì, ci vorrebbero viverci te là in cima. Ciao Cicci, ciao, ciao, ciao.
secondo te che lingua è questa bici? Annunciano, fanno la pubblicità, nails, unghie, e poi sotto forse c'è scritta la traduzione in italiano, però non so se è scritta bene, perché è mani e pedi. Ma te ce l'hai le unghie e pedi? Ma ti ricordi che perché avevamo fatto la lezione di spagnolo? Ovvio, perché praticamente mani va bene anche mani, ma pedi potrebbe anche essere confusa con una parola messicana che è pedos, che vuol dire scureggina. Oppure se volete, sempre se volete, perché noi siamo me quelli, l'animatore propone ma non si impone. Se volete, qua a Toronto fanno anche i teini alla cannabis. Chill out, quindi rilassati con un teino alla cannabis. Quartierino molto più di real life, con le cose più strane in giro. Qui c'è addirittura un'opera d'arte, chiamiamola così, con una macchina infilata nella facciata, nel lato di un palazzo. Eccola qua, qua sopra. Siamo arrivati anche al Graffiti Alley, il vicolo dei graffiti. Questo vicolo era il luogo dove gli artisti graffitari qua di Toronto esprimevano la loro arte in modo illegale fino al 2011, quando proprio il loro gruppo, la Street Art Toronto Company, è riuscita con il comune ad ottenere a questa zona, quest'area, come luogo ufficialmente riconosciuto ed autorizzato per esprimere appunto la loro arte. Quartiere pazzesco che sicuramente ne vale la pena arrivarci, anche se è un pochino fuori dal solito centro che si visita. Diciamo, magari non venire a Toronto apposta, però una volta che si è qui sicuramente è bello vedere anche queste cose. Dicono che ci siano anche dei murales, che ovviamente noi non conosciamo, di artisti famosissimi, tre in particolare, che sono Elixir, Uber 3000 e come si chiama il terzo? Hard the Third, ossia Duro il Terzo. Duro il Terzo. Si vede che c'era già un Duro il Secondo e lui era il Duro il Terzo. Quindi questi sono i tre super mega graffitari famosissimi, che noi non conosciamo ovviamente. Lo scrive nei commenti chi li conosce. Sicuramente, cioè, sono conosciuti in tutto il mondo, e noi siccome siamo dei boomer delle generazioni che furono, ovviamente non conosciamo questi artisti. Quasi allo stremo delle nostre forze, prima di entrare al mercato per cercare qualcosa da mettere sotto i denti, siamo voluti passare qui, che è un altro degli incroci più fotografati di Toronto, perché siamo davanti al Guderan Building, l'edificio Guderan, appartenente ovviamente alla famosissima famiglia Guderan. Famiglia Guderan, nonché proprietaria della più grande distilleria di tutto il Canada. La prerogativa di questo edificio è di essere a forma di cuneo e di avere quel grandissimo murales che avete visto sull'altro lato. E finalmente, dopo quasi 14 km di camminata, ci stiamo avvicinando al mercato di San Lorenzo. Quindi al mercato di San Lorenzo, come a Firenze uguale. Solo che qua mi sa che i panini o lampredotto non li vendono. Sempre che sia aperto, perché ormai abbiamo fatto le 4. Dice chiude alle 7, non mi fai scherzi, perché altrimenti ti svengo qui, ti svengo. Ti tocca chiamare un Uber per tornare al parcheggio del Cingone, te lo dico. Entriamo qui, buio più completo, buio, buio, ma non buio sigla, caldo. Ma no, è caldo, veramente. Entriamo dentro il mercato di San Lorenzo, San Lorenzo Market, qui a Toronto.
Dici? Che? Da questa macelleria vendono la Fiorentina. $45 canadesi alla libra. Quindi 454 grammi, $45. Che so, tipo $35 americani. Quanto costerà in Italia? Quindi una Fiorentina praticamente qua, considerando il chilo e mezzo che dovrebbe essere la Fiorentina, dovrebbe essere sui $110. Te la faccio mangiare, sorry. Ma ci credi che siamo seduti? Allora, tanto per cominciare io vi ho chiesto, io ho ordinato un panino col roast beef e ve lo faccio vedere. Poi il roast beef canadese non è roast beef italiano, e se venite in Canada sappiatelo, poi ve lo faccio vedere. La leggenda narra che in questo mercato la specialità è il panino col roast beef. Esatto. Quindi per quello non potevamo che fare, te ne privi del panino col roast beef al mercato. Come si chiama? Lawrence Market? Al San Lorenzo, cioè, e non abbiamo trovato il panino Lampredotto, è quello il problema, se no prendevo quello io. Ok, adesso non perdiamo più tempo. Apri la busta. E mangiamo che stiamo svenendo tra il mal di gambe, la fame e tra un po' piove anche. Va bene. Allora, abbiamo due panini. Questo è il mio e quello è il tuo. Come hai fatto a riconoscerlo? Perché il mio è un panino, le tue invece è fatto con due fette di pane. Io ho preso il Montreal sandwich. Esatto. E io ho preso invece il panino, il sandwich con il roast beef. Sembrerebbe che l'unica differenza è che il Montreal roast beef è una carne più affumicata che no il roast beef normale canadese. E viene servita appunto con due fette di pane, diciamo un po' più casereccio. Ora tutto. Questo è il mio panino. È bravo, prima. Cioè, il roast beef che siamo abituati noi, che è una bella carnettina, il sangue, eccetera, eccetera, tutta un'altra storia. Facciamo 50-50? Mi sembra il minimo. Buon appetito. Il mio si vede più rosa. Si vede meglio il tuo, l'ho già visto. Vabbè, allora è andata bene che a sto giro facciamo metà per uno. Sì, sto roast beef qua è una carne a fettine ma stracotta proprio in confronto al nostro, che bella il sangue. Sarà tipo lenta cottura, il mio lo è. Il sapore è buono la carne, però è cottissima proprio. Cioè non è lessa, non è bollita come carne, però cioè, è cotta. Ma non è male. Il mio è buono. Anche perché a quest'ora e con 14 km di camminata fatta la fame è bruttissima, non è brutta, è bruttissima, è proprio orrida, quindi qualsiasi cosa mi davano da mangiare dicevo che era buona. Però non è male davvero. Però ha una consistenza più tipo un prosciutto, più di un arrosto. Però sto qua a chiamarlo veramente roast beef, cioè vabbè, io non so dove l'hanno tirato fuori. Ma se te vai usanza le prove. Velocemente la spesa: un sandwich al roast beef, il mio, un sandwich Montreal della sera senza niente da bere perché c'avevamo ancora la birra sin alcol, quindi gradazione zero che ci hanno regalato le ragazze prima in centro, $20 canadesi. Ok. Equivalente a 15 e mezzo, 16 americani. Uguale più o meno in euro. Dai, va bene? Due panini così, sì, ci stanno. Poteva andare peggio. Chi c'ho sotto il piede? Il mio, ti faccio piedino. Mi sembrava che ci qualche animale sotto, invece c'era mia moglie che mi faceva piedino. Amici, ricordatevi! Se volete vedere altri pranzi, altre cene, altre colazioni, iscrivetevi al canale! In questi bellissimi ristoranti a 3 stelle Michelin, iscrivetevi al canale! Seguiteci anche sui nostri social Facebook e Instagram. E TikTok e Twitch. La devi piantare con questi altri social, basta! E ricordatevi anche di attivare la campanella o di lasciare un commento. La campanella serve per avvisarvi ogni volta che c'è l'uscita di un nuovo video. Ma lo sanno, i cingoni escono il mercoledì e il sabato sempre puntualissimi alle 20:30. Puntualissimi fino a che poi non siamo più puntuali. Che ce la facciamo, perché di questi tempi potremo anche non farcela più.
dopo i 16 km a piedi risaliamo sul Qingdong, anche perché io non ce la facevo più a camminare, Beh, anche io. E comunque, dopo tutti i chilometri che abbiamo fatto a piedi, abbiamo avuto un'infarinatura generica su Toronto. Non abbiamo neanche visto proprio tutti i posti che ci eravamo prefissati di vedere. Siamo risaliti sul Qingdong, infatti, per andare a vedere un altro dei punti più conosciuti di questa città. Siamo nuovamente in coda per raggiungere la famosissima Casa Loma. Sembra un nome di una casa messicana, in realtà è un castello canadese. Esatto. Sarà poi anche l'ultima tappa della giornata per poi proseguire il nostro viaggio verso nord. Sei giunto a destinazione. Questa Casa Loma, diciamo questa umile dimora, fatta costruire nel 1911 dalla famiglia Pellat, una famiglia miliardaria nonché proprietaria dell'industria che generava l'energia idroelettrica dalle vicine cascate del Niagara. Sono stati i primi che hanno fornito energia per l'illuminazione, diciamo, di tutto il Canada. Però, ahimè, dopo essersi fatti costruire questa e mille altre dimore, la famiglia non durò molto perché cadde in disgrazia, addirittura in bancarotta, e dovette ovviamente vendere questa che era la loro dimora principale ed anche ovviamente la più bella, oggi diventata un museo. È stata pagata, pensate, nel 1911 $3,5 milioni. Questa baracchetta qua ha qualcosa come 98 camere da letto, solo per dire. Addirittura pensate che i nomi dei cavalli di Pellat nelle stalle che sono dietro Casa Loma sono fatti in oro 18 carati. A questo signor Pellat l'idea di costruire sto popò di castello gli era venuta perché dopo un viaggio che aveva fatto in Europa era rimasto abbagliato e affascinato da tutti i bellissimi castelli nell'Inghilterra e nella Scozia, e quindi ha detto: mo adesso con tutti i soldi che ho torno in Canada e me ne faccio uno uguale a quelli che ci sono in Europa. Tanto ha fatto, se l'è fatto, e come dicevamo, dopo 10 anni ha finito i soldi e ciaone al castello e alla Casa Loma.